nell'impasto, almeno Gianna dice che ci mette un mandarino grattugiato, la buccia del mandarino grattugiato, che ci sta bene. Tu ci hai messo Io ci ho l'arancio? messo un po' d'arancio perché è grattugiato, ma insomma non è che è indispensabile. Passa è già pronta, una volta comprata sfusa o in bustine, l'uva passa va lavata, tenuta un pochino a bagno ad ammorbidire, dopodiché va asciugata in uno scolapasta per esempio, scuotendolo diverse volte. Praticamente si faceva una grande sfoglia, una sfoglia enorme, e da lì sempre molto fine, più fine possibile. Ma tu dici anticamente perché ti ricordi come si faceva a casa tua quando eri Sì, ragazzino? quando la faceva mia nonna, mia madre, facevano una grande sfoglia, anzi, loro condivano tutto quanto con gli ingredienti, le noci, la pasta, la cannella, e poi tagliavano le striscioline, le arrotolavano. E invece io mi devo adeguare a fare così. Madonna, che Comunque, profumi che si sentono. ecco, io sto preparando il fondo, cerco di farlo, di renderlo più fine possibile, passandoci con un mattarello. È necessario che sia rotonda il più possibile, perché poi deve essere chiusa, appunto, conclusa. Boh, conclusa direi di no. Il fondo si depone sulla teglia. Quindi queste sono le noci Sì. che Poi tu hai triturato così a mano, legno dentro al coccio. si mette un po' di uva passa. Potrebbe anche farsi fare a meno di condire il fondo, però chiodi di garofano, ecco, pizzicatine così, appena appena. E idem per la cannella. Si mette lo zucchero, che ancora non l'ho preparato. Ma relativamente, questa è più, come dire, più condita, vedi? Ci metti un po' di olio Sì. per le roselline. A questo punto il fondo è pronto.